Buongiorno Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno. Sì, purtroppo la Regione Veneto ha anche istituito il buono libri, ma il tetto ISEE è 15.000 euro, quindi non so quanti riescano ad Insomma. accedere. Pertanto, quando cominci ad avere due o tre figli, caccia i libri usati. Insomma, non è un affare da poco, sicuramente Appendino. Che cosa proponete voi da questo punto di vista? Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Torno anche un attimo sul tema precedente e poi ovviamente rispondo alla domanda. È chiaro che la scuola è la priorità e noi abbiamo vissuto anni di tagli alla scuola. Finalmente si è invertito il trend e quella deve essere la strada con cui proseguire, anche perché si parlava di dispersione scolastica. Ricordiamoci che stiamo vivendo un periodo che è veramente complicato per i nostri ragazzi e le ragazze, al di là della pandemia Covid. E quest'anno deve essere l'anno in cui abbiamo una piena normalità della scuola e quindi assolutamente inaccettabile immaginare che il caro energie si scarichi sui ragazzi e le ragazze, che tra l'altro sono i più attenti alle questioni ambientali, sono molto più attenti della nostra generazione, quindi deve essere un ritorno alla normalità. Ma a fianco a questo, vista la transizione ecologica, vista la transizione digitale, è molto difficile per i ragazzi e le ragazze orientarsi e formarsi rispetto al lavoro del futuro. Quindi io credo che una grande sfida che noi abbiamo davanti è sicuramente il tema del riallineare la scuola e la formazione con i lavori del futuro. Ad esempio, noi abbiamo proposto nel nostro programma di reintrodurre la scuola dei mestieri, che sembra una banalità, ma in realtà anche con cercare di avvicinare i ragazzi e le ragazze e far conoscere quelli che sono, ad esempio, i nostri lavori artigiani, a fianco ovviamente a quelli che sono gli Sì. ITS e tutti gli strumenti che già esistono, può essere un piccolo pezzetto in più. E arrivo al tema del caro libri. Io, tra l'altro, sono un po' emozionata, lo confesso, perché mia figlia inizia la prima elementare tra poco e quindi poi la accompagnerò alla scuola. E non so mai se in questi giorni sono più emozionati i genitori o i figli, devo essere Secondo sincera. me più i genitori. Però il tema dell'accessibilità alla scuola passa esattamente da quello che voi dicevate, cioè il caro libri e non solo, a fronte, e vado a chiudere, di un'inflazione che è galoppante e un caro bollette che inciderà sempre di più. Quindi queste famiglie, anche in Regione Piemonte c'è un bonus libri, ma non copre assolutamente le fasce ISEE alla luce dell'emergenza che stiamo vivendo. Senta, Appendino, che ci dobbiamo aspettare dunque dall'aula del Senato di domani? Nessuna sorpresa? Ma noi abbiamo sempre detto che avremmo votato questo DL aiuti. Il punto però è un altro. Spero, e vedo che lì c'è Lorenzini in studio, che le altre forze politiche votino un emendamento che noi abbiamo anche detto che potevamo riformulare, che poteva essere condiviso, che aiuti quelle 30-40 mila imprese che si sono fidate dello Stato, perché di questo si tratta, e che si sono visti bloccate la circolazione dei crediti. Mi faccia dire una cosa, perché abbiamo insistito sul farlo oggi? Perché purtroppo i tempi del prossimo decreto non sono compatibili rispetto ai tempi di vita di queste realtà. Io so che finalmente si sta lavorando in un'ottica di una condivisione e di una risoluzione, ma ci tengo a dire che questo vuol dire salvare imprese, lavoratori, lavoratrici e famiglie. Non è una battaglia del movimento, è una battaglia del paese dal nostro punto di vista. Quindi domani piena disponibilità a votare, ma chiediamo che venga votato questo tema e che venga superata e data una risposta a queste famiglie e a queste aziende. Ma se non viene, come dire, se non li trovate i voti su questo emendamento, che fate? Ogni forza politica si assumerà la responsabilità di votare o Che meno l'emendamento. Noi il significa decreto questo? aiuti Che lo significa votiamo, che non ogni c'è forza dubbio che lo politica si assume votiamo, la lo ribadisco, l'ha detto anche il responsabilità? presidente Conte. Per, diciamo, definirla in maniera netta, nel caso in cui ci fosse, come dire, foste chiamati a votare su un nuovo invio di armi, come si comporterà il Movimento 5 Stelle? Intanto il presidente Conte ha mostrato nei fatti cosa significa per noi essere europeista. Il presidente che è andato in Europa ha convinto l'Europa a fare un PNRR portando 200 miliardi e è riuscito a ottenere dall'Europa una risposta comune sull'acquisto dei vaccini, che è quello che oggi l'Europa non sta facendo sull'acquisto del gas. E queste cose, questo Energy Recovery Fund, che è l'approccio che noi abbiamo già avuto in passato, quindi non sono parole, sono fatti, è esattamente quello che noi chiediamo da febbraio al governo Draghi, su cui non abbiamo avuto alcuna risposta. Non c'è nessuna ambiguità. Noi siamo europeisti, ma vogliamo un'Europa che abbia la forza compatta di rispondere sulle sanzioni, e torno anche su questo tema, poi chiudo sulle armi, ma noi le abbiamo sempre sostenute le sanzioni e io credo che forse l'errore sia stato raccontare, come dire, al paese che in qualche modo si immaginava che in 10 giorni le sanzioni avrebbero
come dire, fatto crollare l'economia russa. È chiaro che invece le sanzioni richiedono più tempo e quindi noi sulle sanzioni non facciamo nessun passo indietro e l'abbiamo detto più volte. Sul tema armi, e chiudo, ma noi veramente immaginiamo che ci possiamo permettere di sostenere una guerra nel cuore d'Europa per decenni? Allora, noi abbiamo votato a favore dell'invio delle armi nei primi passaggi, nei primi tre, perché riteniamo che sia giusto, e siamo dalla parte dell'Ucraina, l'abbiamo sempre detto senza se e senza ma, che l'Ucraina si possa difendere. Ma io continuo a sentire parlare nei dibattiti pubblici, sui giornali, solo esclusivamente di invio armi. Invece quello che dovrebbe fare l'Italia, e ha la forza di farlo in un ambito ovviamente europeo, è un ruolo di, come dire, portare l'Europa a cercare di trovare una soluzione di pace. Quindi io, il Movimento 5 Stelle ha sostenuto, io penso che abbia fatto bene a porre la questione che non si possa immaginare di continuare a inviare armi all'infinito, anzi al contrario, bisogna cercare di far sì che l'Europa svolga un ruolo fondamentale per una via diplomatica. Io di questo purtroppo oggi sento parlare ancora poco. Beh, e francamente, e chiudo con la rispondendo anche a Lorenzo. Quindi noi ci troveremo oggi è Macron, perché non riparlate sopra perché se no non si capisce. Miliardi, impegnare miliardi sulle armi quando non abbiamo i soldi per le famiglie e le bollette, per me è no. E su questo le rispondo in modo chiaro. Chiarissima. No. Quindi sei contro. Paradossalmente questa posizione che lei dà adesso è una posizione che avvantaggia la Russia. Cioè noi, allora, indebolire l'Italia in una posizione di leadership in Europa per negoziare la pace, ma la pace la negozi purtroppo non con le rose. Cioè devi trovare un punto di equilibrio e costringere i russi a una situazione di pace, non favorendoli. A meno che così tu non li immagini favorisci. Che la pace si realizzi con la resa dell'Ucraina. Fra appunto. L'altro, per tornare diciamo alla risposta non di, è pace, di Agnese Pini. Certo, di... però scusi, posso dire un'ultima cosa e poi mi taccio. Certo. Ma noi veramente immaginiamo che la soluzione sia continuare a armare all'infinito l'Ucraina nella speranza di una vittoria militare dell'Ucraina sulla Russia? Cioè, poniamola anche al contrario. Io dico, siamo, ripeto, vicini all'Ucraina, ci mancherebbe, dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare per sostenerli, ma la strada non è immaginare di protrarre la guerra per anni con tutti gli effetti economici che ha, continuando a armare questo paese. Questo è il nostro approccio. Comunque, in modo molto chiaro. All'interno, voglio chiudere, della nostra collocazione europea, che assolutamente non mettiamo in discussione. Queste discussioni si fanno con gli alleati.